Bentrovati. L'altro giorno vi ho parlato dei dati ufficiali dell'INPS, lì dove due pensionati su otto percepivano non più di 500 euro e otto pensionati su 10 non superavano i 1000 euro ogni 30 giorni. Vi pongo un altro interrogativo. Secondo voi un pensionato che porta a casa mensilmente 277 euro, sì, avete compreso bene, 277 euro, può fare una vita agiata, ossia può alzarsi ogni mattina ed essere sereno e sentire il Premier Monti che afferma occorre fare i sacrifici e non cadremo nel baratro, non siamo come la Grecia, dobbiamo andare avanti. Questo stesso pensionato con 277 euro al mese può essere sereno sentendo Napolitano che afferma il recupero della politica, la dignità, la nobiltà di questa. Non disperdiamo un patrimonio di rappresentanza per assecondare demagoghi di turno. Un pensionato che porta a casa 277 euro può essere sereno quando ascolta che calciatori pagati milioni di euro parteciperebbero anche al toto scommesse per cui guadagnano ancora di più pur non avendo difficoltà economiche. Ecco, questa è la beffa. E l'esempio dei 277 euro non è una cifra o un esempio infondato. Sono stato raggiunto telefonicamente da un signore, da un cittadino, da un telespettatore di Copertino che ha una pensione di 277 euro e non sa come giungere a fine mese. E voi magari direte da casa, beh, almeno lui ha quella base e il disoccupato che porta invece a casa 0 euro, come fa a vivere? Vi voglio aggiungere qualche altra notizia di questo telespettatore che è disperato e faccio un appello al sindaco di Copertino, sì, al primo cittadino di Copertino, di ascoltarmi, dare una risposta, anche se so che l'amministrazione non è lontana da questo o da altri problemi, ma occorre ora essere ancora più presenti. Questo signore ha avuto l'asportazione di un polmone, ha 8 bypass, porta ogni 30 giorni in dote i 277 euro che vi ho detto sinora, in più ha avuto bloccato l'accompagnamento dell'INPS pur avendo l'invalidità al 100%. Questo è il dramma. E riesce a mangiare, sapete in che modo? Semplicemente con l'aiuto della Caritas. Ma mi diceva anche un'altra cosa, questo telespettatore di Copertino, che con quei 277 euro deve pagare le tasse e deve poter sopravvivere. Ma, come dire, il dramma ancora maggiore è che la Caritas ha dato a lui pasta, pelati, legumi, ma non può cucinarli perché non ha i soldi per comprare la bombola e rischia lo sfratto. Ecco perché chiedo l'aiuto al sindaco di Copertino. 8 bypass, senza un polmone, 277 euro al mese, non ha più l'accompagnamento e ha il rischio di essere sfrattato perché da gennaio il proprietario della sua abitazione non riceve il canone che viene pagato dalla pubblica amministrazione, ossia 300 euro ogni 30 giorni. Sindaco di Copertino, per piacere, ci dia qualche notizia. Tenti di parlare con il proprietario dell'immobile di questo anziano. Trovate una soluzione. Un uomo con quella pensione e con le malattie che purtroppo ogni giorno tolgono a questo la serenità, non penso
possa andare serenamente avanti. A domani.